Prevenzione e sport fanno bene alla salute. È bene non scordarlo mai. E questo è il motto di Tennis and Friends, iniziativa ideata dal professor Giorgio Meneschincheri del Policlinico Gemelli e giunta ormai all'ottava edizione. Così anche quest'anno il meraviglioso scenario del Foro Italico di Roma ha fatto da cornice a questa lodevole iniziativa, fatta di un weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie attraverso visite gratuite, è bene ribadirlo, per tutti i cittadini presenti. Dunque missione compiuta, il pubblico ha risposto alle sollecitazioni di Tennis and Friends e mentre le tante celebrità nostrane dello spettacolo allietavano gli spettatori giocando e scherzando a tennis e a paddle, nel villaggio della salute i 400 specialisti della Fondazione Policlinico Gemelli con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana hanno seguito ininterrottamente e gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante. L'equipe sanitaria ha attivato 29 aree specialistiche, tra cui pneumologia, medicina dello sport, odontoiatria, psicologia, ma anche allergologia, cardiologia, tiroide e tante altre, su ben 109 postazioni sanitarie per effettuare i check-up. La manifestazione, come ci si aspettava, ha avuto un grande successo e i numeri finali stanno lì a testimoniarlo. Il villaggio della salute, sviluppato su oltre 20.000 metri quadrati, è stato letteralmente, ma pagatamente, preso d'assalto. Alla fine del weekend sono stati effettuati oltre 18.000 controlli, più di 2.700 consulenze, per una partecipazione complessiva che ha sfiorato le 50.000 presenze. Dunque, un grande successo, favorito anche, perché no, dalle temperature decisamente primaverili di questi giorni. Per quel poco che vale, visto l'obiettivo di questo evento, il torneo di tennis è stato vinto dalla coppia composta da Paolo Bonolis e Maria De Filippi, seguite da Max Giusti e Francesco Testi, mentre alla coppia Mara Sant'Angelo e Sandrine Testud è spettato il terzo posto. I vincitori sono stati premiati dai tre padroni di casa, il professor Giorgio Meneschincheri, ovviamente, il presidente del CONI Giovanni Malacò e il direttore generale della Fondazione Policlinico Gemelli, Marco Elefanti. Dal Foro Italico è tutto, un saluto da Fabrizio D'Andrea per Sport per Passione.